Signori, grazie a tutti di essere venuti. Le dame i cui piedi sono torturati da calli non possono ballare, ma le altre non vedono l'ora di farsi un giro con voi. Fate spazio, perché ora, per chi è in grado, inizia il ballo dei bastoni! Bonjour. Sigaretta? Lo sai che non fumo in servizio. Fai bene, perché fumare fa malissimo. Caramellina? Grazie. È buona, eh? Questa qui fa tutto bene ai polmoni. Buona, sì. Senti, dimmi un po', che fai stasera? Fabrizio, è possibile che non capisci? Che devo capire? Io sono fidanzato. Vabbè, un po' lo sono anch'io, che vuol dire? Vuol dire che non è aria, né stasera, né mai. È chiaro? Ho detto che sono bulgara, mica scema. Aspetta. Dai, vieni qua, parliamo. Stanno bene? Così lo capisco meglio l'italiano. Ma tu che segno sei? Sagittario. Ah, sei sagittario. Ma è vero che i sagittari sono persone piene d'emozione? È vero. Io stessa ne sono piena. Ma lei non è una provocatoria, è una particolare in generale nella vita. Ma tu non ti ricordi proprio niente, praticamente? No. Cioè, io mi sono fatta forza su di lei. Poi... E poi, comunque ha bevuto e non è abituata. Mi ha detto che si chiamava Carmine, mi ha detto che era uno scorpione in carne ed ossa. E poi, siccome quel tipo di ragazzo che le piace cavarsi la voglia, l'ha portata a vedere la macchina. Cioè, scusa un attimo, quindi tu mi hai vista? Sì che ti ho vista. Cioè, tu mi hai vista andare ubriaca con quello e te ne sei fregata altamente? Io ero piena di emozioni per te, che ti credi? Ma come cacchio ragioni? Ho sentimenti e non ho vergogna. Sei una falsa. Basta di giocare con i sentimenti. Ti presento mia cugina Cristiana. Felice di conoscerti. Io già un po' ti conosco. Dai racconti di Francesco. Siediti. Vuoi del tè? Te l'ho perso nella mia tazza. Ma che sciocchezza. Dì a Teresa di portarne un'altra. Non importa. Non mi piace il tè. Prendi un biscotto almeno. Mi hanno scritto i tuoi, sai? Allo zio è venuto il mal d'Africa, non vuole tornare più. Perché non andiamo a trovarli? Temono che stando qui ti rimbambisci. Ma che dite? Che dite? Voi non sapete niente, niente. Non la conoscete? Lei sta così male. Piange, piange e sputa sangue, le si confonde la mente, sbatte la testa al muro. È così infelice, è pura, è giusta. Ma voi che ne sapete? E anche se fosse che mi picchiava, non vuol dire niente. Voi non sapete quanto è buona. E presto avrà dei soldi, ha già pensato a tutto. Torneremo nella sua città e apriremo un convitto per ragazze e saremo felici. Io farò l'ispettrice. E per noi comincerà una vita nuova, bellissima. Bellissima. Ma non capite? Caterina Ivanovna alla tisi e presto morirà. No. Dio non lo permetterà. Dov'è il portafoglio? Il portafoglio? Non lo uso. Spogliati. Cosa? Spogliati. Anche i pantaloni, le scarpe, tutto.
Avanti. Ascolta, può essere che ieri alla fiera, mentre giocavi, qualcuno ti abbia derubato e tu non te ne sei accorta. Io è vero, me ne sono andato senza salutarti perché sono stato benissimo con te, però avevo bisogno di prendere aria, di fare due passi. Sono fatto così, che ci posso fare? Non è colpa mia. Però io i soldi non te li ho presi. Guarda, io veramente mai potrei fare una cosa del... È una cazzata? Che coglione. Coglione. Dai, non ti offendere. Sì. Tranquillo, succede a tutti. Non in queste condizioni.